La figura di Giuseppe Tusiani non si presta a essere rinchiusa in qualcosa di più piccolo del suo essere poeta e del suo essere letterato e quindi anche inventore di realtà. È vero, è un immigrante, è vero, ne ha fatta l'esperienza e anche ne ha provato anche gli aspetti faticosi e dolorosi. Non ho mai avuto l'impressione di trovarmi di fronte quando lo vedevo, lo intervistavo o avevo la fortuna di fare lunghe conversazioni con lui a New York. Non avevo l'impressione di trovarmi di fronte a un emigrante, avevo l'impressione di trovarmi di fronte a una persona che occupa tutto lo spazio del suo tempo. L'impressione di incontrarlo è quella di incontrare un albero con tutti i suoi rami e tutti i suoi frutti, e quindi con la continuità che ha un albero piuttosto che una persona che si sposta. Raramente ho incontrato in tutta la mia esperienza americana, che è durata più di 20 anni, una voce inglese, in inglese, così perfetta, così piena e così autorevolmente appartenente all'ambiente nel quale si stava esprimendo. Se si pensa che Joseph Tusiani è stato presidente della società di poesia americana, non di poeti italiani in esilio, ma di poeti americani, si ha subito l'immagine del modo assolutamente straordinario in cui ha lavorato. Posso dire che il suo italiano non aveva le tracce della nostalgia e il suo inglese non aveva le tracce del nuovo arrivato. Fare un documentario su Giove Tusiani vuol dire produrre, lo dice la parola del genere, produrre un documento che vale la pena di essere prodotto, sapere una cosa che vale la pena di sapere, conoscere una persona e un personaggio che vale assolutamente la pena di conoscere. Chi è veramente Joseph Tusiani? Uno dei traduttori più prolifici nella storia della letteratura. Un poeta che scrive in quattro lingue, che ha attraversato un secolo difficile come il Novecento, conoscendo molti dei suoi protagonisti. Figlio di un padre emigrato negli Stati Uniti. E ritrovato 23 anni dopo al Molo 86 nel porto di New York. Mai davvero riconosciuto. Due lingue, due terre, forse due anime. Non oso chiederlo a questi fiori familiari, ciascuno dotato d'una singola lustra corolla. Chi può dunque risolvere l'enigma del mio giorno? Ma sono un uomo io. Ho due strane metà di uomo. A futura memoria, se la memoria ha un futuro, Leonardo Sciascia. Lei è qui per scrivere la biografia del nostro Tusiani. Quello che vede non sono solo schegge di un uomo o di un luogo, ma la memoria di un mondo ancora pulsante. Carissimo Matteo, scusami per il ritardo e credimi se io ti dico che non ho avuto un minuto di respiro sino a questo momento. In casa ora si dorme, è notte alta. Io solo son preso dalla nostalgia più acuta e penso a San Marco, ai sammarchesi. Naturalmente sono lieto di aver vinto su oltre 200 poeti americani. Ma la mia conquista maggiore è che non sono più io a pregare gli editori, ma sono gli editori a pregare me, il che è tutto nella vita di uno scrittore.
Notte americana. Oh, maledizione! Mi fai scandire questi versi mentre in terra cupidi mortali pensano solo ad ogni genere di commercio, non di cielo, ma di amato oro. Oh, sono maledetto io, se io solo in questa città tremenda non posso dimenticare quanti senza pace e senza casa trascorre il tempo della triste notte nei trivi, ombre tra le ombre. Non ho avuto una vera giovinezza, non ho avuto neppure una lieta fanciullezza. Mio padre partì per l'America 6 mesi prima che io nascessi. Poi venne la guerra. La guerra scoppiò nel 40 e io avevo 16 anni. La parola difficile. Oh, siamo cresciuti disgiunti noi due. Tu senza figlio, io senza padre. L'ultima, la meno definibile tragedia dell'emigrazione è questa. Abitua col tempo anche il pensiero a rassegnarsi a mancanza d'amore, anticipando così la morte. L'incontro con la Winward è stato l'inizio di un'affinità elettiva? Fu la donna più importante nella mia vita, perché fu la prima a credere in me ciecamente. Occorre che qualcuno creda in noi, anche uno solo. Essere poeta, non lo so, è difficile dirlo perché noi respiriamo e non ci accorgiamo dell'aria che respiriamo, quindi è come se uno dicesse: ti presento uno che respira. Un poeta senza pace, sospeso in un continuo viaggio sopra l'oceano e che non lo fa mai appartenere a una terra o l'altra.